parte di Malmo, i cortili di Malmo, scusate, che forma il primo castello di Luigi XVI, e intorno a questo castello fu costruito il château di Luigi XIV, doppiando il primo castello. Bene? Dunque sempre tre ali. Andiamo di là a vedere un po' l'esterno della Cappella Reale. La Cappella Reale di Versailles è l'ultima opera costruita sotto il regno di Luigi XIV agli inizi dell'Ottocento. Bella visione di questa cappella, e andiamo a vedere adesso l'interno, ma non potremo visitare, è possibile visitare questa cappella, ma vedremo l'interno dall'entrata, ok? Dunque entriamo in questo grande appartamento. Parlerò dopo di questo salotto, ma adesso andiamo subito a vedere la cappella della stanza seguente. Dunque la cappella si trova qui subito a destra, dietro queste porte, belle porte di stile rococò, dal periodo di Luigi XV, dunque potete dare un'occhiata perché non è visitabile questa cappella. Dunque Cappella Reale, Cappella Palatina, vuole dire la cappella del palazzo, che segue il modello delle cappelle reali francesi, come quella del Carlo Magno a Aquisgrana, due piani, come quella del Luigi IX a Parigi, nel Palazzo della Cité, due piani. Ancora qui ci sono due piani importanti per distinguere la corte che assisteva alla messa sul piano terreno, al piano terreno, e il re, i suoi familiari, la famiglia reale e le persone che chiamiamo principi del sangue, dunque i cugini del re. Alla tribune, al secondo piano, importante questa differenza. E durante le masse la folla guardava verso est? No, guardava verso ovest, tutti guardavano il re, era molto importante di non girare le spalle al re, seguendo il protocollo, l'etichetta molto rigorosa, era vietato girare le spalle al re. Dunque, in questa cappella tutte le grandi cerimonie della corte di Francia si sono celebrate, come i battesimi, le vittorie militari con i Te Deum, e anche i matrimoni principeschi, come quello del Duca, dunque il Delfino, l'erede del Regno di Francia, che si chiamava Louis Auguste de France, come l'arciduchessa Maria Antonietta d'Austria nel 1770, il futuro Luigi XVI, l'ultimo re Borbone, prima della rivoluzione. Ok, continuiamo, va bene? Torniamo nella prima stanza, nel primo salon. Qui è molto importante, ma voi lo sapete italiani, l'importanza del modello italiano in quest'epoca in Europa. Sin dal Rinascimento tutte le corti d'Europa seguivano questo modello italiano. Lo vediamo qui con i marmi sulle pareti, anche e soprattutto con il quadro, questo grande quadro qua, che fu realizzato dal Veronese, il grande maestro veneziano,
e tutta la decorazione del salotto, che si chiama il salotto del cuore, fu creata dopo le armonie e i colori di questo quadro. Ok, bisogna un po' di restaurazione perché non si vede tanto questi colori, non si vedono tanto, ma in quel quadro ci sono gli stessi marmi rosi, grigi, bianchi, ti vedo. Ma questi marmi, che seguono il modello italiano, sono francesi, perché era importante per Luigi XIV e per il suo ministro Jean-Baptiste Colbert, era importante mostrare l'abilità e il potere francese e anche l'abilità degli artigiani francesi e anche i materiali francesi. Mostrare a tutti che noi francesi potevamo fare lo stesso che in Italia e anche meglio, i due marmi dei Pirenei e dell'est di Francia, solo il marmo bianco ovviamente viene dichiarato sempre. Sopra di noi questa composizione da François Lemoine, che celebra El Cuore, l'apoteosi di El Cuore, che dà il nome al salotto. Si vede El Cuore sul carro che sta salendo verso l'Olimpio, dove aspetta Giove, che gli presenta Ebe, dea della giovinezza, sua futura moglie, la ricompensa. Dunque, questo quadro è un quadro incolato. Dappertutto in Versailles vedremo questi soffitti dipinti, mai sono sempre pitture incolate e mai affreschi a Versailles, perché era una zona di paludi, come vi ho detto prima, dunque non era possibile fare questi affreschi. Dunque è una tecnica tipicamente francese, il pittore deve dipingere la tela nello studio e dopo incollarla al soffitto, dunque deve pensare alla curva della volta, dunque è un processo molto difficile. Il pittore Francesco Lemoine ha impressionato il re Luigi XV, talmente impressionato che l'ha nominato premier peintre du roi, primo pittore del re, la più grande distinzione dell'Accademia Reale di Pittura a quest'epoca. Ma sfortunatamente l'ultimo, che soffriva esaurimento nervoso e che era completamente esausto dopo questo lavoro, si è suicidato tre mesi dopo. È rimasto 3 mesi primo pittore del. Allora, adesso cominciamo la visita del vero grand appartement, perché questo è un passaggio fra due ali, avete visto? Cominciamo questa visita del grand appartement con il salotto dell'abbondanza.